Thank you Saluto a tutti, dal vecchio bastardo. Il canale del Tarfone e tutta la cricca del sottosuolo, di cui nella schermata potete vedere tutti i canali che hanno aderito a questo progetto, vi danno il benvenuto. Nella pagina home di Steam e in descrizione per chi rivedrà questa live su YouTube, trovate i link di tutti i canali affiliati, seguite anche gli altri, troverete di sicuro qualcosa di vostro interesse e gradimento. In più, trovate anche i link per iscrivervi ai server Discord, ai gruppi Telegram, sia del Tarfone che della cricca del sottosuolo. Grazie a tutti quanti voi per eh, il vostro supporto. Allora, da questa schermata vedete ciao SG71 e grazie di essere qui a farmi compagnia. Eh, da questa schermata vedete che questa sarà una live piuttosto breve, almeno le mie intenzioni, eh, per parlare un attimo di alcuni aspetti di alcune novità che sono usciti eh, negli scorsi giorni. Eh, verteranno queste novità entrambe eh, per il Total War Warhammer cominciamo un po' a vedere di cosa parliamo Allora, notizia di tre giorni fa scusatemi ma eh, gli impegni eh, non mi permettono a volte, di darvi subito le notizie quando escono, ma è uscito una nuova patch per Warhammer 2. Eh, questa patch si chiama L'aggiornamento dello scellino del Re. De e in questa pagina del sito di Total War potete vedere eh, e leggervi con magari più tranquillità rispetto a quello che farò io, quali sono le novità introdotte da questa patch è una patch che va a risolvere alcuni problemi, alcuni bug, alcune situazioni che eh, andavano a influire mh, il gioco in vari aspetti eh, ve ne leggo un po', poi come vi dicevo eh, magari, intanto il link è qua, ve lo evidenzio potete poi andare a rileggervelo con più calma in particolare sono stati eh, risolti quattro problemi maggiori, mm, le fazioni della costa dei vampiri sono in grado di resuscitare di nuovo in mare, e mi sembra giusto risolto il problema che limitava il numero di mod che un giocatore poteva avere, anche questo mm, un aspetto interessante, soprattutto per chi ama le mod e ama giocare con le mod. Risolto un bug che impediva alle fazioni dell'IA di reclutare più di un esercito, cosa che a me sinceramente non è mai capitata, ma si vede che a qualcuno sì. E risolto il problema per cui gli effetti delle statistiche di base dell'abilità attiva venivano inclusi nel calcolo delle statistiche delle unità quando si otteneva un livello di esperienza in battaglia. Risultando un unità con le loro statistiche di base impostate su valori errati, questo ha avuto un notevole sviluppo e impatto, soprattutto nel multiplayer. Ciao, un saluto a Dani 2, grazie di essere qui con noi. Sì, concordo con TSG, sono mm, problemi che fortunatamente sono andati a correggere e ripeto a me eh, questo problema del bug che impediva agli add di reclutare più dell'esercito non mi è mai capitato però per chi ama le mod questo aspetto qua invece è interessante eh, sono a conoscenza inoltre comunicano di ulteriori problemi segnalati dai giocatori eh... oh, scusami Daniel mm, non sono ancora abituato a tutti i vari nickname che cambiano tra YouTube e Twitch, quindi scusatemi. Eh, SG a me è capitato, eh vedi, mm, quindi questo, questa correzione eh, ti risolverà il problema. Eh, comunque, continua l'articolo che sono a conoscenza di ulteriori problemi segnalati dai giocatori e eh, stanno continuando a cercare correzioni e miglioramenti da includere nelle patch future. Andiamo, eh, poi vi dirò come fare. A installare questa patch se la volete comunque mh, andiamo a leggere quelle che secondo me sono le cose più importanti eh, di questa patch eh, a cominciare dalla questline di Malus Darkblade che adesso può essere continuata anche se l'esercito di Beastman muore l'esercito di Beastman inoltre è stato spostato nella Mortal Empire dal deserto di Cambry fino alle Badlands quindi alle Malelande. Eh, poi mh, modificato anche il discorso del dilemma iniziale di Malus, eh, l'esercito rimosso del dilemma iniziale però si verifica solo per la forza di Adraef e non per tutta la campagna di Malus. L'effetto di sanità mentale di Malus Dark Blade inoltre va a cambiare. Mmh, reparto massimo aumentato risparmio al 40%. Sostituito la riduzione dei costi di costruzione con aumento della crescita, aggiunto il lato positivo degli effetti dell'attacco corpo a corpo. In più, eh, per chi magari aveva fatto caso a questa eh, grafica del eh, mantello di Arkan che sembrava avesse vita propria, eh, adesso il mantello di Arkan aderisce alle leggi della fisica, se visto da lontano. Vabbè, correzione grafica, ma. Ci sta, poi mh, il bulbo oculare mancante di Kasra che è tornato nella faccia precedente, ora è sparito di nuovo. Occhio quindi a questo discorso di questa patch. Eh, poi l'abilità di Ikit del uh, Clove uh, limited power. Ora o non un, ha ah, una icona di dimensioni corrette, cosa che non ricordo, questa in più spesso interesserà il nano eh, il rancore di Thorgrim contro i pelleverdi ora è diverso si chiamerà rancore non equivocate non equivocate rancore contro il fallo vuol dire mh, gioco scorretto nella traduzione esatta non fatelo presente troppo al nano che potrebbe equivocare e questo rancore questo L'abilità, diciamo, di Tolkien si applica adesso anche contro gli Skaven e non più soltanto contro i Pelle Verde. Poi, eh, l'oggetto unico, amuleto di Ambra di Morati, non può più essere rubato. Anche questa è una cosa che ci sta. La peste di Scroll cambia. Le possibilità di diffusione della peste sono state aumentate e i benefici sono stati ridotti per compensarlo. La probabilità di diffusione da esercito regionale a insediamento è stata aumentata al 25%, la peste ora può diffondersi nelle regioni adiacenti e ci sta essendo una peste, la durata della peste è aumentata di altri due turni, attenzione quindi, la possibilità di diffusione della peste di scroll è stata aumentata al 100% facendo sì che tutti i suoi eserciti e le regioni abbiano il doppio delle possibilità di diffusione. Poi, mh, risolti i casi in cui Repans del Lionese poteva rispondere con una voce maschile durante le iterazioni diplomatiche, e anche questa direi che ci sta. La meccanica dell'acqua di Repans ora funzionerà anche nelle campagne multiplayer e meno male perché era la sua meccanica sostanzialmente di base e anche eh, sempre per le campagne multiplayer le missioni banner di Lepanto verranno attivate. E meno male anche questo, direi. Anzi, strano che sia uscito con il difetto inizialmente. Vorrei eh, fare semmai questa critica alla creativa Assembly, però per fortuna se ne sono accorti e eh, ci hanno pensato o hanno risolto quindi il problema. Poi tutta una serie di Mm, piccole correzioni in più che riguardano un po' tutto l'aspetto del, del mondo del gioco eh, tra cui vi segnalo alcuni aspetti poi se volete eh, ve li andate a recuperare vi re, rividenzo di nuovo la pagina dove trovate l'articolo della patch ma andiamo a vederne soltanto alcuni allora, mm, vediamo un attimo, uh, gli avamposti bretoni adattati a Norsca le loro principali catene di insediamenti sono ora aggiornate per adeguarsi alle attuali guarnigioni bretoniane che sono state significativamente modificate nel corso del tempo. Poi, la tecnologia bretoniana, support religious del ora concede anche un bonus diplomatico con i cavalieri di Lyonese, che ci sta, direi, tutti poi vediamo mm, un po le descrizioni delle opzioni post battaglia ora sono accurate e non menzionano più le relazioni diplomatiche le black arcs le arche nere ora sono immuni al logolamento della barriera corallina e della tempesta e anche questo adesso mi sembra che sia una correzione importante che ci sta tutta poi mm, continuiamo a vedere un po Uh. La schermata di selezione delle fazioni per Marcus Darkblade Ora include la possibilità di più 10% di intercettare i nemici Usando l'effetto underway del suo tratto del Lord E effettivamente era una meccanica un po' bassa. All'inizio mm. Poi continuiamo a vedere Ah, anche questo è interessante, il bonus per il Talaverland per aumentare le entrate degli edifici in legno ora funziona correttamente. Tutti i signori nani dei DLC ora beneficiano delle tecnologie dei nani che prendono di mira i personaggi. Anche questo interessante, risolto il problema che impediva a Nakai di consegnare le seguenti regioni, Fortezza dei Dannati, Monte del Drago, Zana del Terrore isola di pietra frantumata, roccia scortecciata, foresta infestata, eh, dell'isolazione di Nagash e altre, mm, quindi anche questo ci sta tutto. In più, Izza ora consente correttamente il reclutamento delle scinche attraverso la catena primaria per tutte le fazioni di Lizardman. Eh, I capi degli scinchi a cresta rossa non perdono più l'immunità di attrito quando eh, acquisiscono una cavalcatura, cosa che Invece era presente, e eh, i Lord di Tom Kings che vengono reclutati in sostituzione di un Lord che è morto non costerà più oro. In più, vari miglioramenti nella localizzazione in più lingue. Eh, direi, forse, anche nell'aspetto della traduzione, probabilmente lo interpreterei così. Allora, come andare a eh, mettere questa. Patch nel vostro gioco, vi dico, intanto, tieni presente che devi iniziare una nuova campagna con attivi la beta. Questa beta contiene un resto di fine turno che si verifica nei salvataggi creati prima di questo aggiornamento. E mentre stiamo studiando queste, aggiorneremo la beta con una correzione, abbiamo preferito mm, già farla uscire e renderla disponibile per i giocatori con questo avvertimento piuttosto che ritardare il rilascio per includere la correzione. Quindi al momento se volete attivare la beta dovete iniziare una nuova campagna successivamente andranno a risolvere questo problema quindi potremo inserire questa uh, patch all'interno di una campagna già in corso quindi vi faccio vedere come uh, mettere questa patch per chi è interessato andiamo nella nostra libreria attiviamo proprietà beta seleziona la beta a cui vuoi partecipare eh, la beta è la 1.8.3 se non ricordo male esatto è questo qui e in tal modo la attivate basta chiudere e lui eh, e in automatico si andrà a Installarla e a eh, renderla attiva. Bene, e direi che per questa parte, eh, a meno che non abbiate domande o altro, eh, ripeto: non vi ho letto tutto. A questo indirizzo trovate tutte quante le notizie complete della patch e, se volete, potete andare a leggervele eh, per vostro conto. Studiandovi e leggendovi tutto quanto, altra notizia come dal titolo, c'è una novità anche per chi ama, per chi segue la Steel Fate Overall Grim Hammer 2, che come sapete per il sottoscritto e anche per il Tarfone è un po' la mod overall principale per Warhammer 2, e abbiamo questa notizia. La notizia è questa per chi ha problemi con l'inglese, vi ho già preparato la traduzione. La rielaborazione degli elfi dei boschi o elfi silvani è in pieno svolgimento adesso. Presto ci sarà altro da vedere. Intanto abbiamo una piccola uh, una piccola news, un piccolo uh, un piccolo anticipo di quello che è il lavoro. Una nuova abilità per l'esercito degli elfi silvani. Vi lascio al video. Cosa ne dite? Ve lo faccio rivedere tanto e breve. Direi che... Um, un attimo che tolgo anche l'audio. Direi che da quello che si vede, ed è da capire se questa abilità riguarderà soltanto i Lord Uomini Albero, chiamiamoli così, quindi della parte che viene da Durtu, oppure se riguarderà anche gli eserciti con comandante con il lord un asrai è un po da vedere da quello che si vede sembra che il lord possa evocare delle radici dal sottosuolo e eh, direi esatto federico esatto richiama delle radici del terreno e inoltre sembra che si vadano a generare vediamo se trovo un'immagine che c'era alla fine del video quando l'effetto delle radici passa ecco da qui si vedono abbastanza bene direi che si vanno anche a generare delle stirparboree quindi una sorta di evocazione eh, effetto delle radici del sottosuolo che eh, non è molto lungo come tempo ma da quello che si vede qui Sembra che le stirpi arboree rimangano, vedete l'effetto della radice è passato, ma queste unità rimangono a fianco del, dell'oro. Vedremo. Questo per il momento è l'unico spoiler che vi posso far vedere. L'unica notizia che Verris eh, in più. Oltre all'annuncio, che eh, l'adeguamento il lavoro di aggiornamento per la fazione di Elfi Silvani o Elfi dei Boschi è in pieno sviluppo, è l'unica anticipazione che ci, ha, ehm, che ci ha dato al momento. Eh, per questa live, per questo episodio delle news. Non ho altro da dirvi. Mm, se volete scrivere delle domande, rimango eh, ancora. Qualche minuto qui con voi live uh, in attesa e intanto vi dico che domani, molto probabilmente in video, mh, però forse in live, ancora ho da decidere, ma comunque domani eh, inizieremo la campagna eh, per Total War Attila con la mod Medieval Kingdoms 1212 con l'impero di Nicea. Eh, ci sto un po' pensando ci sto un po' valutando se il primo episodio eh, farlo in live perché la campagna l'ho pensata comunque di portarvela eh, tramite dei video magari il primo episodio lo potremmo fare in live mm, ditemi la vostra se avete o no una preferenza riguardo Mm, ripeto la, la campagna l'ho pensata fondamentalmente in, in, con degli episodi in video però ogni tanto si vorrebbe farci una live e magari il primo episodio potrebbe essere per l'appunto uno di questi vi ringrazio anche per i commenti che avete lasciato al video introduttivo della 1212 e spero che il formato mh, di questo video di introduzione vi sia piaciuto anche per darvi la possibilità di vedere mh, proprio uh, la storia reale di eh, lo svolgimento degli anni precedenti che eh, portano all'inizio della campagna. Oh, Federico se l'ha già programmata per i video fai così sì, ti ripeto, l'ho programmata così mh, per un fatto anche mio di comodità. Comunque vediamo, magari domani che domenica possiamo fare come prima volta, come il primo episodio della live. Ci, ci sto ancora un po' pensando. Bene, continueremo come sempre a eh, portarvi le notizie, le novità del mondo dei Total War. Continuerò a seguire il lavoro di Verrix eh, perché l'ho sempre seguito. E in questo caso, visto che stanno lavorando sugli Elfi Silvani, ancora di più, ma lo sapete che personalmente, il lavoro di Verris l'ho seguito praticamente da, dall'inizio. Mm, e quindi continueremo a starci dietro, come continueremo a starci dietro per le notizie per gli altri total war eh, quando via via si presenterà l'occasione di qualche notizia che meriterà eh, una maggiore attenzione e eh, farci un video oppure una live. Detto ciò, il vecchio bastardo vi saluta, vi ringrazio di aver visto questa live o ringrazio chi se la rivedrà poi successivamente e ci vediamo di sicuro domani o comunque ai prossimi appuntamenti. Un saluto a tutti.